Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Prima seduta di settimana contrastata sia sugli listini americani che anche sulle borse europee. Abbiamo registrato per quanto riguarda Wall Street una performance praticamente invariata sul Dow Jones che ha chiuso con un meno 0,01%, un leggero e frazionale ribasso anche per l'indice tecnologico Nasdaq. Chiude in leggera salita il futuro S&P 500 più 0,13. Che cosa è accaduto da un punto di vista tecnico nella giornata di ieri? Sicuramente un movimento interessante, soprattutto quello che si è configurato in apertura di mercati domenica sera a mezzanotte, dove il futuro americano è riuscito durante la seduta asiatica a definire nuovi massimi storici in area 1700. 62 andando così ad impattare su un'importante area di resistenza, area di possibile inversione ribassista che di fatto si è configurata nel prosieguo di giornata, soprattutto a causa poi anche della debolezza dei listini europei. L'S&P si è così portato nel primissimo pomeriggio in prossimità di questo primo importante supporto statico, 1750,6, livello dal quale poi nella seconda parte di giornata ha rimbalzato. Attualmente il futuro si trova a 1756 punti, a mio avviso con possibilità di ulteriori discese nelle prossime ore. Troviamo ancora gli indicatori in fase di ipercomprate, potremmo avere così un retest quantomeno proprio di questo supporto statico, 1750,6. Attenzione che in caso di rottura, di cedimento di tale livello, la debolezza potrebbe proseguire approdando immediatamente verso 1745 e in seconda battuta fino a 1735. Area di inversione ribassista che verrebbe ovviamente negata solo in caso di superamento dei precedenti massimi storici. Spostiamoci adesso sul futuro tedesco. Che cosa è accaduto ieri in Europa? Tutte le borse del vecchio continente hanno terminato la prima seduta di settimana in calo. L'unica eccezione è stato il FTSE 100 di Londra che è chiuso in frazionale recupero rispetto a venerdì. Debolezza registrata soprattutto sull'Ibex spagnolo in discesa di 8 decimi di punto e sul CAC di Parigi. Piuttosto debole anche il nostro listino principale che tuttavia nella seconda parte di seduta, soprattutto nelle ultime 2 ore, è riuscita quantomeno a rimbalzare, a allontanarsi così dal minimo intraday. Vendite registrate anche sul futuro tedesco dopo un'apertura in gap up. Nella giornata di ieri si è definito questo movimento discendente. Attualmente il futuro tedesco si trova e è aperto in area 8.972 punti, quindi leggermente in calo rispetto al prezzo di apertura 8.985. Che cosa ci attendiamo per il prosieguo, per questa giornata? Sicuramente una prosecuzione delle vendite che potranno così riportare il DAX quantomeno in area 8.933, anche in questo caso rappresenta un primo supporto. Attenzione in caso di rottura di tale livello che consentirebbe una prosecuzione di questo movimento correttivo fino quantomeno ad area 8.833 punti. Spostiamoci adesso sul nostro futuro FTSE MIB. Come potete vedere, ieri un movimento sicuramente negativo, un'apertura in gap up nelle prime ore di giornata che è stato poi velocemente richiuso, causando anche una violazione del minimo relativo precedente, 18.803 punti. Questo ha richiamato nuove vendite sul nostro mercato, salvo però un movimento di rimbalzo intercorso proprio nelle ultime 2 ore. Sicuramente da sottolineare, da evidenziare questo pattern candlestick su base H1, un engulfing rialzista che ha riportato gli acquisti proprio nelle ultime ore. Chiusura di ieri per il nostro futuro in area 18.833 punti. Come sono andato a evidenziare sul grafico, vedete come quest'area rappresenta sicuramente una prima area resistiva, compresa tra 18.833 33 punti, 18.840. Qualora l'apertura dovesse essere negativa, quindi sotto tale livello di chiusura della giornata di ieri, potremmo avere una prosecuzione, quindi delle vendite e un relativo approdo verso quelli che sono i nostri target ribassisti, compresi tra 18.593 e 18.438 punti. Solo un superamento proprio di questo livello di resistenza potrebbe consentire quantomeno una fase di rimbalzo e di recupero per il nostro futuro principale. Spostiamoci adesso sul mercato valutario. Sicuramente molto interessante ieri è stato il movimento discendente che si è
evidenziato come da previsioni sul cable. Ne avevamo già parlato proprio sul finire di settimana, definendo un possibile movimento ribassista che si è definito puntualmente proprio nella giornata di ieri, con questo movimento discendente che ha portato il cable proprio ieri in serata a raggiungere questa doppia area di supporto, 1,60 e 69, 1,60 e 60. Questi sono i primi due livelli di supporto statici, molto importanti, che qualora dovessero sostenere il cross valutario nelle prossime ore potranno definire quantomeno una fase di rimbalzo. Primo importante supporto raggiunto anche sul dollaro australiano, dopo il partner molto negativo che si era configurato ribassista proprio sulla fine in cima al lungo trend ascendente intercorso sul cross valutario dello scorso mese di agosto. È proseguito questo movimento ribassista che ha causato proprio nella notte il raggiungimento del primo supporto statico in area 0,95,17. Incominciamo col dire e col sottolineare che questo rappresenta semplicemente un primo supporto che in caso di tenuta potrebbe definire un ritorno degli acquisti quantomeno nel breve termine. Successivamente comunque ci atteniamo a una prosecuzione nel medio termine di questo movimento discendente con raggiungimento di 0,9412 e successivamente 0,93 e 0,3. Prime vendite registrate ieri anche sul cross valutario euro-yen, che ha iniziato questa fase calante e sta riportando attualmente il cross valutario in area 134,28. Per la giornata di oggi da monitorare i primi due supporti che non si trovano molto lontani rispetto ai prezzi attuali, posti a 134,16. 134,02, questi livelli corrispondono sia ai primi obiettivi ribassisti, sia una base interessante di supporto dove in caso di tenuta, con gli indicatori che vedete si stanno portando, si stanno avvicinando alla fase di pervenuto, potranno definire anche in questo caso una sorta di rimbalzo. Attenzione, se viceversa questi supporti dovessero cedere, potrebbero prevalere ancora le vendite, definendo un ulteriore forte movimento discendente. Andiamo ad analizzare quali saranno i dati macroeconomici più importanti da seguire nella giornata odierna. Dovremo concentrarsi sicuramente più che altro sui dati provenienti da Wall Street, in quanto non si prevedono in agenda nessun dato macroeconomico sul fronte europeo. I dati da monitorare saranno sicuramente alle 13.30 le vendite al dettaglio americano, un dato su base mensile, così come l'indice dei prezzi alla produzione. Mezz'ora più tardi sarà poi la volta alle ore 14 dell'indice Case-Shiller, le previsioni stimano un dato invariato, mentre gli investitori si attendono un deciso calo a 75,2 punti, quindi in contrazione di oltre 4 punti sulla fiducia dei consumatori, un dato che verrà pubblicato questo pomeriggio alle ore 15. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.